Ciao a tutti, benvenuti in questo terzo video relativo alla compressione e ai compressori. Nel primo video vi ho spiegato cosa è un compressore, quando utilizzarlo e come utilizzarlo, e nel secondo che cos'è un compressore multibanda. Oggi invece parleremo di una delle tecniche più utilizzate relative alla compressione, cioè la compressione parallela. Spesso questo tipo di compressione viene chiamato anche New York Compression perché ai suoi albori veniva utilizzato tantissimo dai tecnici e dagli ingegneri del suono di quella zona, cioè di New York. Oggi invece questa tecnica di compressione è diventata un vero e proprio standard, soprattutto sugli strumenti percussivi, ma anche sul basso, sulla voce o su qualunque altro strumento vogliate. Come suggerisce il nome stesso, per applicare la compressione parallela non dobbiamo fare altro che duplicare una traccia audio e applicare un compressore sulla traccia duplicata, in modo tale da avere una traccia senza compressione, quindi capace di conservare tutte le sfumature timbriche e dinamiche dell'esecuzione originale, e una traccia compressa invece da un volume più costante che garantirà una maggiore presenza all'interno di un mix. Detto così, il modo più semplice per applicare questa tecnica potrebbe sembrare quello di duplicare una traccia audio ed applicare un compressore sulla traccia duplicata. In realtà vi sconsiglio questo metodo, perché qualunque modifica apporterete alla traccia originale non verrà riversato sulla traccia duplicata. Vi sconsiglio inoltre di utilizzare compressori che ci danno la possibilità di impostare la percentuale dry e la percentuale wet, come ad esempio l'H-Comp della Waves. Questa potrebbe essere un'opzione utile solamente se volete applicare la compressione su un solo strumento o se state lavorando su una sola traccia, come ad esempio un master. Il modo migliore invece per applicare la compressione parallela è sfruttando le tracce ausiliarie. Su Cubase potete utilizzare sia una traccia effetto che una traccia gruppo, entrambi avranno sostanzialmente lo stesso risultato. Andiamo a creare una traccia effetto. Scegliamo il plugin da utilizzare, quindi il compressore, e aggiungiamo la traccia. In questo momento il nostro compressore non sta lavorando su nessuna traccia, perché è una traccia effetto a cui non sta arrivando in questo momento nessun suono. Possiamo decidere quale traccia inviare a questo compressore tramite le mandate. Andiamo sulla traccia in questione che vogliamo comprimere, ad esempio la cassa, e inseriamo la mandata verso il compressore. L'attiviamo e scegliamo il volume di uscita della traccia in mandata. Con 0 avremo la traccia di cassa e la traccia mandata esattamente allo stesso volume. Ovviamente possiamo aumentarne o diminuirne il volume, in modo da scegliere quanto sarà compressa la traccia. Con un solo compressore, quindi, possiamo comprimere un'intera batteria o un intero brano. Nulla ci vieta infatti di mandare allo stesso compressore anche il basso, la voce, il pianoforte o qualunque altro strumento vogliamo. E questo potrebbe fare letteralmente la differenza, soprattutto nel caso in cui stessimo lavorando con mix di 50, 70, 80 o 100 tracce, cioè mix in cui ogni singolo plugin che decidiamo di non utilizzare potrebbe fare veramente la differenza nell'utilizzo della nostra CPU. Inoltre, un altro lato positivo dell'utilizzo del compressore con le tracce ausiliarie è che possiamo modificare come meglio vogliamo la nostra traccia compressa, ad esempio con un equalizzatore al termine della catena che dona un po' di alti o di bassi. Solitamente alla compressione parallela vengono mandati perlomeno la cassa e il rullante, perché sono due strumenti che devono avere sempre un volume costante all'interno di un mix, perché servono a reggere il groove. Quindi se non vogliamo rovinarli troppo inserendo dei compressori in insert, possiamo preservarne la dinamica utilizzando la compressione parallela. Nulla ci vieta inoltre di utilizzare una doppia compressione, ad esempio comprimere la cassa o il rullante e poi inviare il suono compresso all'interno della compressione parallela. Bene, abbiamo capito cos'è la compressione parallela e come utilizzarla. Questi concetti
tengo a sottolinearlo, valgono per ogni DAW e per ogni plugin. Infatti, in praticamente tutte le DAW professionali potete creare delle tracce ausiliare, delle tracce effetto, delle tracce gruppo per lavorare in parallelo sulle vostre tracce audio. In questo video abbiamo parlato di compressione parallela, ma possiamo avere equalizzazione, saturazione, riverbero, delay in parallelo. Insomma, qualunque effetto può essere utilizzato in questo modo e ne parleremo più approfonditamente nei prossimi video. Se questo video vi è piaciuto, cliccate su mi piace e condividetelo e iscrivetevi al mio canale per aiutarmi a creare sempre più video e sempre di migliore qualità. Noi per oggi abbiamo finito, giovedì prossimo parleremo della compressione in sidechain e capiremo cos'è e come crearla su Cubase. Grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo settimana prossima, a presto, ciao!